Ciao a tutti! Oggi non avevo voglia di mettere i sottotitoli, sinceramente, e quindi vi beccate questa novità. La ricetta raccontata tramite la mia voce. Fatemi sapere poi se preferite questa modalità oppure la solita. Iniziamo! Prendiamo circa 200 g di farina 00, aggiungiamo un pizzico di sale che col dolce sta sempre bene, un cucchiaino di lievito per dolci e giriamo con una forchetta per amalgamare il tutto. Aggiungiamo due uova. Un cucchiaio di olio di semi. E circa 30 g di liquore. Io ho usato l'amaretto, ma potete usare qualsiasi tipo di liquore che più vi piace, anche vini liquorosi, anche il marsala, anche se dovete tener conto che il marsala tende a scurire le frappe. È importante aggiungere il liquore, non acqua e succo di frutta, perché migliora la struttura della pasta e fa sì che si creino le bolle. A questo punto lavoro un pochettino la pasta, che deve essere morbida e malleabile, e inizio a stenderla su un piano di lavoro. Deve essere stesa finemente, quindi a questo punto, per avere più spazio, la divido in due e continuo a stenderla. Deve essere molto fina, trasparente, si devono vedere le mani attraverso la pasta sfoglia. La rifinisco, quindi creo un rettangolo e poi tiro delle strisce. Se avete la nonna papera, vi risparmiate tutto questo lavoro manuale. Metto una pentola sul fuoco, molto larga, la riempio di olio di semi, un centimetro di olio, e accendo il fuoco al massimo. Quando l'olio comincia a sfrigolare, quindi ha raggiunto alta temperatura, inizio a mettere le frappe. Ne metto abbastanza, anche se tenete conto che poi aumenteranno di volume e devo avere lo spazio per girarle. Osservate che già mentre mettevo le frappe si sono create le bolle. A questo punto lascio cuocere le frappe per qualche secondo, dopodiché inizio a girarle. Considerate che si cuociono molto velocemente. Le giro e dopo poco regolo la fiamma, l'abbasso un pochettino. A questo punto controllo se si sono colorite e le tolgo dal fuoco. Continuo sempre con lo stesso metodo, vi faccio vedere velocemente solo a titolo informativo, alzo, abbasso la fiamma, la regolo. Aspetto che si colorino, come vedete faccio il controllo, si è colorata e tolgo. Qui ho provato a ricreare la Torre Eiffel, avevo un pochettino di paura che crollasse tutto, però ce l'ho fatta. Ora vi faccio vedere, sono belle colorite, croccanti e piene di bolle, anche se non ho messo nemmeno il burro. Secondo me sono più buone senza burro, però è sempre una questione di gusti. Quando si sono ben raffreddate, le metto su un vassoio largo e le cospargo di abbondante zucchero vanigliato. Io preferisco lo zucchero vanigliato perché dà un odore e un sapore buonissimo, quindi intervallo gli strati di frappe e abbondante zucchero. E ora vi faccio vedere come sono croccanti e faccio scrocchiare le bollicine. Questo è un pezzo che me lo mangio e queste, vedete, sono croccantissime. Buon appetito e buon carnevale!